L'assessore Marco Galli, assessore allo sport e all'ambiente, il giorno dopo il Giro d'Italia, un po' ancora sotto tensione, direi il lavoro è stato tanto. Marco, allora innanzitutto ti porto i complimenti anche di alcuni nostri telespettatori e lettori di Ciao Como, ci hanno scritto, ci hanno mandato le foto e fanno i complimenti soprattutto per come oggi è Como. Sembra che non ci sia stato nulla, nel senso che non ci sono cartacce, non c'è sporco, non c'è... Complimenti, io te li giro e credo non solo a te, ma grazie, buongiorno a tutti. No, faccio io i complimenti ad Aprica, agli operatori, perché ieri sera, subito l'immediato dopo, hanno cominciato veramente a lavorare. Io mi sono messo subito in contatto chiedendo, e già nei giorni scorsi avevamo un po' stabilito una tabella molto, molto corta, no, sull'intervento, nulla che dovesse rimanere in giro. Sono stati bravissimi. Io sì, devo dire la verità, ho finito poi ieri sera tarda serata, mi sono rifatto tutto il giro perché mi sembrava giusto fare appunto la situazione. La città era, come dici tu, perfetta, hanno fatto un lavoro in poche ore straordinario. E anche stamattina, quindi voglio dire, questo sì, va riconosciuto. Sì, 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 un gran lavoro su serie, bravissimo. Un grande lavoro. Grande a tutti gli operatori, veramente, grazie. E lo sforzo credo sia stato però comune, no? Adesso ecco, il giorno dopo, cosa ti rimane dentro? Allora, io ero a Civiglio ieri, come ti avevo detto, impazzisco davvero dall'entusiasmo, gente da tutte le parti, bellissimo, bellissimo. Io voglio veramente ringraziare Como perché è stata una giornata magica ieri, la voglia proprio di fare festa, serenità, tutto è andato bene. Ringrazio tutti coloro che si sono spesi, che hanno lavorato per questa giornata, i cittadini che hanno molto ben letto come arrivare in città, quindi veramente devo dire è stata una giornata perfetta, il clima. Insomma, di doveva essere festa e festa. Sì, veramente, grazie proprio a tutti, veramente a tutti, dal primo all'ultimo presenti ieri e anche nei giorni passati per tutto quello che è successo come giornata di ieri. Assessore, voleva appena aspettare 32 anni. Per... Mamma mia, cioè, oggi mi sento un po' come il 26 di dicembre, dopo Natale, oppure il 2 di gennaio, cioè dopo festa lascia sempre un po'... Sto facendo un po' le mie cose, sto guardando cosa è andato, dove, quanto. Insomma, sono veramente molto orgoglioso di questa città. Grazie. A te, grazie assessore, buona giornata. Grazie.